personaggi femminili nel Riccardo III ce n'è un po', ma quello che mi ha sempre maggiormente colpito è Lady Anna e soprattutto il modo in cui lei passa da un odio sproporzionato nei confronti di Riccardo III a cedere completamente alla seduzione di questo personaggio, alla seduzione del male, se così si può dire. Proprio una delle prime scene del Riccardo III vediamo Lady Anna seguire il funerale del marito e del suocero morti a causa di Riccardo III. E qui avviene un dialogo che inizia una posizione fermissima di Lady Anna che inveisce contro Riccardo III, lo maledice, gliene dice veramente di tutti i colori, e però lui continua nella sua azione di seduzione, ovviamente seduzione che ha delle mire o per il suo interesse, non realmente d'amore. E Lady Anna a un certo punto si trova spaesata, interdetta. A un certo punto Riccardo III le mostra il petto, quindi dice: ok, vuoi uccidermi, fallo, sono qui. E Lady Anna non riesce a ucciderlo, si lascia anche regalare un anello, anche se si premura di dire che prendere non significa dare, quindi non cede del tutto, però poi alla fine si trova completamente in balia, vittima, intrappolata in questa tela tessuta da Riccardo III, e lei stessa lo dice nel monologo più avanti nel testo, di fatto poco prima che muoia, che venga uccisa da Riccardo III, lei lo dice: io in un attimo sono passata dalle maledizioni e poco prima di ripetergli questa mia invettiva mi sono lasciata convincere dalla dolcezza delle parole. Veramente un passaggio per ogni attrice credo difficilissimo, però interessantissimo.